Bella di padella. Mamma mia. E adesso vediamo quanto altro dovremo soffrire. Dai, frate, dopo mettiamo un gioco più arioso. Ma sì, dai. Alien Isolation. Sappi che sto soffrendo, eh. Oh, merda. Vorrei anche vedere. Ma che cazzo? Johnny, ho un terribile presentimento. Muori comunque. Dobbiamo capire come farlo, quindi muori felice. Sono arrivato qui. La Madonna. Devo impadronirmi della mitragliatrice. Ma va? Bomba? C'è la bomba. Via. Aspetta. Sembra Dead Rising. Sì. Quando prendevi le macchine. Cosa ti ha colpito? Cosa cazzo è successo? Cosa ti ha divelto proprio? Cioè, così, fallimento, noi non vendiamo sogni. Ma soli, solidissimi fallimenti. Serbian Psycho. Questa è una citazione, eh. Serbian Psycho, dai, Serbian Movie. Finché non vi consiglio di vedere se non avete uno stomaco fortissimo. Io ce l'ho in DVD, ma questo è un altro discorso. Ma sai che penso di non averlo mai visto? Beato te. No, nel senso, è un film. Non è horror. Cioè, oddio, è un film tipo. Cioè, molto violento, ecco. Ma è molto violento nel senso che. Che è molto violento. Le persone? Non proprio, più o meno, però è un film molto violento, su quel genere lì comunque. Sì, però, cioè, ma hai rotto. Avresti anche rotto il cazzo. Dai, testa di cazzo, corri! Beh. Porca puttana, quando fa così. Che quando è ferito non corre, fa. A sinistra c'è un barilotto, anzi tre. Ma secco. Ma come? Io non c'è veicolo, è un po' di scolpa, posso dirlo. Cambiamo. Ma ecco dove sono i colpi. Ce l'hai cose esplosivi? Anche! Para. Sono anche i barilotti, se interessa. Ma non muoiono. LOL. Bene. Barile. Sai che mi è sembrato proprio tremendamente inefficace questa mitragliatrice? Non per colpa tua, chiaramente. Sono diventati polvere? Ma soprattutto perché stanno attaccando me quando c'è il... Lì. Sì, invece su tutti questi piani andavano da quella grandissima mignotta della Kidman. Il gioco era già finito. Ciao. Su presto cosa? Tenetemeli lontani!
Te la conto fra. Non potevo salire, ma mi ha detto su presto! Spara. Dei fuochi. Poi torna sulla miseria e dice su. È quello che sto facendo. Ma allora che cazzo mi dici presto? Cogliona! Lo vedi che non mi prende quello là in fondo? Ma lo vedo che in generale non prende un cazzo, però... Sei a secco, eh? Perché è fermo? Sta facendo il moonwalk, hai visto? Ma... adesso puoi tornare alla vitale. Fra tu sì che sei uno stratego ormai. Aspetta che qui... Oh, poi magari non me li lascia prendere, sto stronzo. Olè. Basta, mi sono rotto i coglioni, altri no, eh. No. Tu ne vedi altri? No. Perché c'è ancora sta musica cyberpunk di... Cyberpunk? Fine. Joseph, spero tu crepi. Mi ha fatto anche decapitare non so quanti video fa ormai. Quello è il terzo occhio. Andiamo subito via di qui. Ci vado addosso! Non puoi guidare qua? Tac! Ma perché devo guidare io? Scusa, ho detto che è diventato Dead Rising. Hai visto che sono poppati? Adesso sento già i commenti. Vedete la PS4? Minchia, lui è Neo, eh. E muore? Non credo. Comunque ti posso dire una cosa. Dimmela. Anch'io vorrei avere un mio mondo, però il mio mondo sarebbe diverso. Spero bene, uno, altrimenti non mi ci inviti. Sarebbero solo gnocche. Già più interessante. Festini e basta. E viaggi, così. Viaggi, gnocche, viaggi, gnocche. Un giro per il mondo. Sushi. Sushi. Sushino. Come se piovesse proprio. Servito sulle suddette gnocche, come esatto. Grande tradizione. Puoi ingrassare quanto vuoi, non te ne frega niente. Che bel mondo. Videogiochi. Chi non vorrebbe vivere nel mondo di Fra? Scrivetelo tra commenti. Il mondo di Fra. Il mondo di... Ah, giustamente, se sei una donna, dici, vabbè... Vabbè, ho capito. Vabbè. Mi spiace. Ma il mondo cioè, di puoi Fra... far parte delle gnocche. Cioè, esatto. È una libera scelta. Volete far parte delle gnocche? Scrivete, iscrivetevi a Il mondo di Fra. Esatto. Come Il mondo di Patti. Io vi ricordo che, insomma, c'è anche un motivo perché ci sono solo gnocche. Perché è il mondo di Fra. Mica... Se no, non sarebbe il mondo di Fra. Ah, attento, ci proviamo? Sì. Tu sei, se ormai sei... E la Madonna! Sì, fatto bene a provarci. Poca roba. Cioè, sembrava tanta, ma... Vabbè, però...
come la Fanta, che non è buona ma è tanta. Quanti ricordi. Io ho sempre meno proiettili, ti faccio notare. L'ombrello, cazzo! E non me lo fa prendere. Cosa succederà adesso? Se muore Kidman, lutto. In generale. Lo proclamo già adesso. Peccato se muore Kidman, no, prima, esatto, di prima di Joseph è veramente la morte della giustizia. Ma penso che avessimo già fatto in un video passato, non so se c'eri, il funerale alla giustizia. Mi ricordo, non mi pare. Eh? Non mi pare che ci fosse. Ma cazzo sono? Sembra lo stesso boss. Sempre, sempre più. Lo sapevo. Però lui lo sa. Lui lo sa. Non c'è più. È sparita la stanza. Ah no. Ma Doc, dica. Ma aveva dato una chiave, non mi ricordo più. Mi sembra, ma di sai, sì. Sì, una statua. No, l'abbiamo già usata. Ma quello che ti voglio domandare è l'interpretazione di sto posto. Secondo me è il nostro safe place. Che siccome stiamo piano piano entrando nel delirio, si sta facendo sempre più distrutto. Come la leggi te questa? Non so, perché voi, comunque Rubik ci è venuto qua a un certo punto. No, 20.000. Paga, vero. Vedi cosa troviamo, aspetta. Sai cosa migliorerei? Torna giù. Cosa? Adesso torno. Le dimensioni del pene di lui. È una gabola, è un trucco. Dai. Vai in abilità. Abilità. Quello dove migliorare il corpo a corpo, eccetera. Recupero da siringa. Approvo. Io farei anche questo. Ci sto anche pensando anch'io. Guarda. Basta. Crepi l'avarizia proprio. Adesso con una siringa ci manda in estasi, cazzo. Ale. Guarda che il dipartimento della sanità non approva questo commento. Ma non siamo più però negli anni 90. Purtroppo. Ma senti, ma tu nel nostalgico degli anni 80. Ma infatti anni 80, anni 90 era già in declino rispetto agli anni 80. Io proverei l'ombrello, aprirei, voglio vedere se mi fa Mary Poppins e volo via. Scendiamo a vedere. La vedremo sicuramente, Sherry Bobbins. Finita nel rotore di un aereo. Occhio. Sono da dietro. Questo roba. Cos'è? Trappolone. Ma che tipo di trappola è? Una difficile da disinnescare, a quanto pare. Sti gran cazzi, però non ho capito che c'è là dietro. No, prima di andare là dietro. Bravo. Tanto questo è chiaramente. Cioè, tipo la monster, come. Per come è scritta e per i colori. Mi sentite? Non potevamo pagare. Che cazzo è andato a finire, Gigi? Non potevamo pagare alla Monster Beverage Inc. i diritti. Molto bene. Io voglio entrare qua. Ma dov'è Joseph? Joseph spero sia morto, lo sai. Cazzo, quindi no, ti... perché poi è un attimo, no? È un attimo. Lo perdi, si fa male, tu paghi le conseguenze. Oddio, quanto manca. Cristo, cosa può causare danni simili? È la metropolitana che spunta dal terreno. Sì, ma guarda com'è messa. Se arriviamo laggiù possiamo usarla per passare oltre. Adesso cerchiamo di uscire da qui. Beh, Joseph fa sempre commenti di concerto. Di spessore. Cioè, adesso cerchiamo di uscire da qui. Strano, avrei detto stiamo qui. Ti ricordi, qual è il gioco in cui ci ammazzavamo regolarmente con gli ascensori? Wolfenstein. Dici? Mi ricordo, era sempre detto era Wolfenstein. Lo sapevo. Speriamo che Joseph crepa. Ciao. No, non farlo.
Aspetta, forse c'è un'altra strada. Ci vediamo di sotto. Che belli questi personaggi che si muovono da soli in un ambiente impossibile. Sì, e poi soprattutto, se avevi visto un'altra strada, o stronzo. Dimmelo. Invece mi fa entrare in questo, cioè tu, vabbè. Vabbè, vabbè. No, non aggiungo altro. Kidman è ora. Cosa vuol dire prima Kidman è ora? Ah, che l'hai perso. Oddio, oddio, sai che è? Ah. Ma come? Hai detto che ti mancavano le trappole a terra? E ora sono cazzi tuoi. Un'altra volta lui, no, ti prego. Hai detto che ti mancavano le trappole? No, un'altra volta lui non ce la faccio. L'hai detto, Fra? Mi spiace. Non riesco ad affrontare. Cioè, è impossibile. Chiamo la bottiglia, vai. Mi attacca, attaccati alla bottiglia, Fra. Tac! No, dai, cioè io... io gli incubi di lui. Cioè io per una settimana non ho dormito. Beh, qua. No, veramente no. C'è della sofferenza, sappilo. Checkpoint. Che cazzo è andato? Beh, io vado di qua. Occhio alla trappola. C'è dei proiettili, scusa? Dove c'è il cassetto? Destra? È la Madonna. Destra? In alto? No, li ho presi, ok. Non è che li hai presi. Occhio. Ma dov'è? Non so, però c'è l'occhio. Ah, è lì. Non so se sia lui. Come fa a disattivare? Ma anche quella ha una trappola, no? Ma è Ruvik? Bravo, mi sei piaciuto molto. Nimble. Cos'è successo? Oh santo Dio! No! Vai! Porca troia, Ruvik di merda! Ciao! Mi hai convinto! Può sparare io? No, col cazzo, Ruvik! Oh, ma perché? Accio. Quindi Ruvik non ti deve vedere. Sai, questo è un altro video di 40 minuti, lo sai? No, che lo dico già adesso, ti prepari moralmente. Cioè, ah, meno male. Se potrebbe finire qui. Vabbè, dai, finiamolo qui che almeno. Finiamo qui? Grazie, ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Un saluto da Ruvik. Saluto da Ruvik.